chiamo Riccardo Simonelli, sono un dottore forestale, mi occupo della gestione tecnica del Consorzio Agroforestale dei Comuni di Ferriere, che si estende su più di 5.000 ettari, per il 90% coperti da bosco, in gran prevalenza di faggio. Il Consorzio è costituito da 19 comunelli. I comunelli sono dei piccoli borghi che si trascinano dietro una proprietà collettiva costituita da terreni a pascolo e a bosco. Questa proprietà, appunto, non è privata o pubblica, ma bensì è dei residenti una determinata località, nel nostro caso appunto il comunello. Ve ne sono di molto grandi, circa 1000 ettari, Pertuso è il più grande, e di molto piccoli, Pomarolo è il più piccolo, è poco meno di 60 ettari. I territori in questione sono assestati con piano di assestamento forestale vigente e pertanto tutti i boschi per 10 anni hanno una pianificazione programmata sulla base della moderna silvicoltura naturalistica per quanto riguarda tutti gli interventi silvicolturali che andiamo a fare. Nel 2015 abbiamo conseguito la certificazione del forestale sostenibile secondo lo schema PFC Italia e pertanto l'intera superficie, l'unica dell'Emilia Romagna, è certificata secondo questo importante schema di certificazione che garantisce la sostenibilità di queste foreste. Tutti i proventi che il Consorzio e quindi i comunelli incamerano dalla vendita soprattutto dei tesserini per la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco, in particolare i funghi, e dei lotti boschivi che vengono annualmente assegnati al taglio alle ditte locali e quindi generano un volano economico piuttosto importante per una zona di montagna comunque in difficoltà, vengono fino all'ultimo centesimo reinvestiti sul fondo, quindi come miglioramento e del capitale fondiario del Consorzio stesso e dei comunelli, ma anche su interventi di messa in sicurezza di strade piuttosto che opere di rifacimento di campanili di chiese piuttosto che di scuole, eccetera. Quindi i comunelli non intascano neppure un euro a livello privato di questi proventi, ma vengono completamente reinvestiti, appunto, dicevo, sul territorio. Buongiorno, sono Toscani Emilio, abito qui a Selva da quando sono nato con la mia famiglia, sono presidente di una cooperativa che lavora sul territorio dal 78, facciamo interventi per conto degli enti pubblici, comunità montane. Il bosco a noi ci dà da vivere, diciamo. Se siamo andati avanti per 35 anni, quasi 40 con la nostra cooperativa, è per merito del bosco, diciamo. È una soddisfazione viverci, perché noi siamo una delle poche realtà rimaste sul territorio, siamo in 7-8 dipendenti a libro paga, tutti più giovani di me, io ho 45 anni, sono tutti più giovani di me, quindi tutti i ragazzi che comunque hanno deciso di vivere qui sul territorio. Io mi chiamo Andrea Draghi, ho 30 anni, lavoro nella cooperativa Monteragola qua di Rompeggio. Penso di avere una gran fortuna a stare su questo territorio, io che tra l'altro vengo da Piacenza, quindi i miei sono emigrati 40 anni fa e speriamo di poter andare avanti finché possiamo stare su questo territorio, perché è veramente una gran fortuna stare qua. Noi facciamo interventi di forestazione, bonifiche, strade e quant'altro riguardo all'attività boschiva e in generale. Abbiamo anche una stalla con
diversi, una santina di capi da carne di razza limusina, e da una realtà su questo territorio che fornisce a noi giovani, siamo in pochi, però ci fornisce una fonte di reddito. Io sono Marco Carzaniga, sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, del Comando Stazione di Ferriere. Lui è mio collega Erminio Alberghetti, anche lui sovrintendente, in forza anche lui al Comando Stazione di Ferriere. Il territorio in cui siamo è parte della nostra giurisdizione e oggi siamo in questa zona per un controllo sulle utilizzazioni boschive. Cosa vuol dire controllo delle utilizzazioni boschive? Semplicemente controllo sui tagli del bosco, su come vengono effettuati i tagli nei nostri boschi. In questa zona in particolare abbiamo in corso un taglio su una proprietà forestale di proprietà del Consorzio dei Comunelli di Ferriere ed è un'area forestale con gestione PEFC, cioè una certificazione di sostenibilità della gestione forestale. Diciamo che il nostro controllo è abbastanza facilitato in questo campo proprio perché l'utilizzatore ha una serie di norme, oltre a quelle le norme di legge classica, anche una serie di norme aggiuntive da rispettare per mantenere questa corretta forma di utilizzazione. Il nostro lavoro si svolge, come vedete questo è il nostro ufficio, il territorio di Ferriere è un territorio grande circa 18.000 ettari e di territorio boscato ne abbiamo circa dai 9 ai 10.000 ettari in complesso. Non è che il nostro servizio si fa solo sul boscato, perché abbiamo gran parte del territorio non boscato di cui dobbiamo comunque assicurare una vigilanza e controllo. Cosa facciamo quando andiamo a controllare le tagliate? Controlliamo se l'utilizzatore, colui che esegue il taglio, ha tutte le autorizzazioni del caso, se rispetta le norme di polizia forestale, le norme di tutela ambientale, e questo non è solo fatto per sanzionare l'eventuale trasgressore a queste norme. Lo scopo principale è quello di prevenire i tagli non conformi alla normativa, ma soprattutto non conformi alla selvicoltura, perché il nostro ruolo è quello di tutelare un bene che noi abbiamo in prestito dai nostri figli e dai nostri nipoti. Dobbiamo fare in modo che questo ambiente, questa economia forestale, questa economia montana si perpetui anche alle prossime generazioni. Io sono Baldini Marco, 40 anni e da quasi 18 anni faccio questo lavoro che mi occupo di boschi e taglio la legna prevalentemente per portarla sul mercato della legna da ardere. Questo è mio fratello Paolo, anche lui ha 30 anni adesso, però ha sempre fatto questo lavoro anche lui. Lo facciamo prima perché ci piace stare fuori in mezzo alla natura. È una cosa che ci gratifica molto, ci piace proprio il tipo di mestiere, ci permette di fare una vita diciamo all'aria aperta ma nello stesso tempo a contatto col mondo, perché quando consegniamo la legna, la vendita, così abbiamo rapporti con gli altri e anche
ci permette di guadagnarci da vivere in modo onorevole. So che non tutti piace questo tipo di vita perché è abbastanza impegnativo, perché quando tipo d'inverno si è fuori e c'è freddo, quando piove si è fuori e si prende l'acqua, d'estate c'è molto caldo e si lavora. Più o meno l'orario è che cominciamo quando fa chiaro alla mattina e più o meno rientriamo alla sera quando fa scuro, perciò è una vita veramente impegnativa sia a livello anche fisico, perché non è un lavoro tanto leggero, però noi siamo molto soddisfatti di quello che facciamo. Mi chiamo Assunta Dalla Valle, sono la presidente del comunale di Cassimoreno. Cassimoreno è un piccolo paese nel comune di Ferriere. E siamo circa una decina di abitanti durante la settimana, ma però il sabato e la domenica poi arrivano parecchia gente. Insomma. I soldi che raccogliamo dei tesserini e dei funghi li abbiamo usati per pulire dei canali, per rifare la facciata del cimitero e per fare una strada che va giù a Canarano. Nel nostro borgo è presente questo bellissimo castagnetto che sarà circa 300 anni, avrà forse anche di più. E, niente, raccogliamo le castagne, però senza venderle, le mangiamo noi e basta. Sono Cavanna Vittorio, siamo qui a Pertuso in osteria e a suo tempo, circa nel 2011, ci siamo trovati una sera qui in osteria a chiacchierare appunto e è nata questa idea di fare questo impianto idroelettrico. Ecco, è stato Gianni Cavanna a lanciare questa idea e subito è stata carpita da parecchi del paese. È stata fatta una società, un SRL di 67 soci con un capitale sociale di 76.000 euro e questo ci ha permesso di autofinanziarsi e poter far fronte a tutti i lavori. Ecco, in sei mesi siamo riusciti, dopo aver avuto le concessioni, siamo riusciti in sei mesi a fare tutti i lavori e a rendere operativo l'impianto. L'impianto è fatto dallo scarico del troppo pieno dell'acquedotto, il quale è gestito da un consorzio rurale sempre del paese, e diciamo è stato fatto una vasca di raccolta, di captazione, di raccolta. In questa vasca parte una tubazione di 30 cm di diametro, lunga 950 metri, che approda in paese ed alimenta questa turbina idroelettrica. E, diciamo, abbiamo dovuto fare dei plinti di cemento armato per poter contenere la pressione, così, perché sono circa 15 atmosfere e permette di generare circa 47-48 kW all'ora. Ecco, il tipo di... quindi una microcentrale. E, diciamo, la spesa che è stata fatta si presume di rientrare nel giro di tre anni e mezzo, poi dipende anche da Giove e Pluvio. La gente del comunello, del paese soprattutto, hanno accolto con molta positività e con entusiasmo la cosa, anzi
quasi tutti hanno aderito, a parte qualche anziano che hanno detto io non ho nessuno e quindi non mi sento di fare una cosa di questo genere, però se dovete passare con i lavori nei miei terreni di proprietà non c'è nessun problema, nessun ostacolo a farvi fare la cosa, ecco, quindi è stata una cosa molto bella, nel senso che anche ha unito e aggregato un attimino anche persone che magari da tempo non si salutavano, ecco. Sì, è importante perché soprattutto io vedo alcuni paesi qui nella zona dove non ce n'è oppure le hanno chiuse, vedo persone di quei paesi che vengono appunto qui da noi pur di stare insieme ad altri, da fare una partita a briscola, di fare una cantata, oppure di raccontare anche le proprie cose, perché alcuni magari sono persone sole a casa che non parlano con nessuno. Il fatto la domenica o sabato di trovarsi insieme ad altri è una cosa importante, e di conseguenza poi c'è la possibilità magari per chi ama la montagna di andare a girare e venire e mangiare un piatto di tortelli, dicono buoni, quindi. Sono Cavanna Giovanni, ho superato gli 80 anni, però circa 40 anni fa, essendo nata a Genova, abbiamo preferito un po' di soci, di amici, di costituire una cooperativa a Pertuso, paese nativo dei miei genitori e di tanti altri soci. Circa 20 anni fa abbiamo pensato anche di fare questo consorzio dei comunelli per cercare di non abbandonare questo territorio ma anche, anzi, valorizzarlo, perché pensiamo che sia un territorio veramente, la nostra montagna veramente, che merita di essere gestito, in poche parole. Abbiamo avuto subito l'idea del fungo, perché il fungo per noi è un beneficio non da poco, e poi siamo partiti anche grazie a dei nostri tecnici di Simonelli di Sarzana, siamo riusciti a fare un consorzio che ci porta anche qualche finanziamento per la cultura del bosco, sia il taglio del bosco, la commercializzazione della legna e anche in particolare per la difesa del territorio. Fino adesso ci siamo arrivati, sperando di trovare anche qualche giovane che abbia la volontà, la necessità anche di seguirmi in questa mansione che ormai, viste le mie primavere, sono tante, vorrei vedere se trovo qualcheduno disponibile a collaborare. Il Consorzio dei Comunali è nato circa 20 anni fa, siamo 17 frazioni per un territorio di circa 5.200 ettari, il comune di Ferriere, e la priorità di questi territori una volta era pascolivo e oggi invece sono diventati ormai quasi tutti boschi. Abbiamo avuto la fortuna di aver riconosciuto le nostre faggete, che sono delle migliori riscontrate, insomma, le analizzate, sperando che continui questa situazione. In tempo di guerra, negli anni poi dopo la guerra, 48-50 così, i nostri boschi erano tutti tagliati dai famosi carbonini che venivano a produrre carbone dalle nostre montagne. Questa gente veniva dal Bergamasco, dall'Alto Trentino, Alto Adige, quelle parti, e lavoravano per parecchi anni, parecchi mesi, d'estate e anche in autunno per produrre carbone. Questo carbone poi veniva portato dai muli, perché allora era l'unico mezzo di trasporto, veniva portato dalla montagna giù a Ferriere, dove a Ferriere a sua volta veniva caricato sui camion e portati poi al commercio, in commercio. Col tempo poi questi boschi si sono ripresi, hanno prodotto ancora legname che
grazie al consorzio, adesso vorremmo cercare di valorizzarlo anche per altri prodotti, non solo legnatico da bruciare, ma anche legna eventualmente da opera, che so io. È riconosciuto un faggio abbastanza pregiato, difatti in un convegno che abbiamo fatto a Parma di recente, il mese scorso, abbiamo visto che il nostro consorzio dei Comunelli, come territorio di faggeta e tutto, è stato uno dei primi riconosciuti dal PEFSE. Siamo all'interno del Comunello di Selva, che è uno dei comunelli più estesi del consorzio agroforestale. Raggiunge infatti quasi 600 ettari di estensione, al 95% coperto da bosco, in prevalenza di faggio. In questo momento ci troviamo all'interno di un soprassuolo che ha subito un intervento di miglioramento forestale circa 4 anni fa. È stato infatti convertito dal governo Aceduo al governo all'Alto Fusto. Siamo quindi all'interno di una fustaia che si definisce transitoria. Siamo in una fase all'interno della quale, nel susseguirsi dei prossimi anni, eseguiremo degli altri interventi che ci porteranno fra circa 40-50 anni ad avere un bosco completamente nuovo e completamente da seme. L'intervento è consistito in una selezione sui polloni di faggio migliori per far sì che questi potessero maggiormente svilupparsi sia diametralmente che anche in altezza. Questo cosa comporta? Comporta un notevole incremento dello stoccaggio dell'anidride carbonica e grazie all'intervento economico e all'aiuto che Leroy Merlin ha dato al consorzio possiamo continuare a fare questa tipologia di intervento silvicolturale. Vivere qua c'è una gran tranquillità, una gran pace, poi uno che piace come a me stare nella natura, qua sei veramente a casa. Io ho deciso di rimanere qua perché mi piace tantissimo, poi sono finalmente riuscita a trovare un lavoro alla comunità alloggio di Ferriere e vado anche sul domiciliare Groppalo 2 volte alla settimana. Comunque, cioè, non andrei mai via da questo paese, le mie radici sono qua. Mi auguro che le nuove generazioni, compresi i miei nipotini, che una ha 3 anni, l'altro 6, il maschietto, e l'altra ne ha 25, sperando che la passione per Pertuso, dove sono nati i miei nonni e i miei genitori, spero che portino avanti qualche cosa di quello che eventualmente potrò lasciarle io. Avrei anche una speranza perché il mio nipotino, che ha 6 anni, la settimana scorsa, quando era su a Pertuso, mi ha dato una mano, diciamo così, proprio per scaricare e mettere a posto della legna, che grazie a Dio spero che abbia questa volontà anche fra 20 anni, fra 10 anni, fra 15 anni, in modo di non abbandonare Pertuso e l'Alta Valnure.